Buongiorno amici di VBTV, rieccoci qui per una nuova puntata ancora itinerante con le riflessioni di calcio, la puntata numero 31, in cui analizzeremo le partite della giornata numero 27, ottava del girone di ritorno, che si è disputata in 3 giorni, ovvero il 27, 28 e 29 febbraio. Turno che ha visto l'allungo in vetta della Juventus, che nei due big ha praticamente nel posticipo di domenica sconfitto l'Inter 2-0 e quindi vola a più 3 sul Napoli, che invece ieri sera è stato fermato sull'1-1 a Firenze, rischiando anche di perdere. Comunque però, analizzando prima di tutto il successo della capolista, che è arrivato domenica grazie ai gol di Bonucci e di Morata sul rigore, una vittoria limpida anche perché l'Inter non è che abbia fatto chissà cosa, e alla fine così una vittoria che valse anche la lunga, perché il Napoli ieri sera appunto è rimasto fermo. Fiorentina, che era passata in vantaggio subito con Alonso, lo stesso Alonso poi ha fornito involontariamente l'assist per il pari di Higuaín, gol numero 25 in questo campionato. Ricordiamo tra l'altro che Higuaín non segnava da 3 o 4 turni, ora non mi ricordo più di preciso, e comunque a Firenze il Napoli ha rischiato veramente di perdere ieri, visto anche le due traverse colpite da Kalinic e da Teglio nel primo tempo, e quindi diciamo che gli è pure andata bene. È vero che poi Napoli ha provato anche a vincere nella ripresa, ma alla fine pari è più che quasi, sta quasi stretto la Fiorentina. Fiorentina che è stata agganciata così al terzo posto dalla Roma, che nel primo anticipo di sabato ha ottenuto sua sesta vittoria consecutiva andando a vincere 3-1 ad Empoli. Decisiva la doppietta di El Shaarawy e il gol di Pjanic dopo il momentaneo pari dall'Empoli su autogol di Zukanovic, una vittoria, cioè, per la Roma, che conferma il buon momento dei giallorossi. Difficile che se la possano giocare in Champions a Madrid, perché comunque il Real resta superiore, però cioè, le qualità ci sono, adesso va dimostrato. Nell'altro anticipo di sabato sera invece il Milan ha superato il Torino 1-0 grazie a un gol di Antonelli proprio in chiusura di primo tempo. Nona partita senza perdere per il Milan, che ora si porta un solo punto dai cugini ed a 6 dalla zona Champions, quindi nulla è davvero precluso adesso ai rossoneri, che hanno ripreso la loro marcia e devo dire che stanno attraversando un buon momento. Tra le altre partite poi ricordiamo anche nell'altro posticipo di lunedì, di ieri, quindi la prima storica vittoria del Sassuolo allo Stadio Olimpico di Roma, che si imposta 2-0 in casa della Lazio, la rete di Berardi su rigore di De Frel, che consente al Sassuolo così di potenziare il loro settimo posto e continuare a sperare una storica promozione, una storica qualificazione all'Europa League, tra l'altro portandosi a più 4 sulla Lazio, che davvero rischia di chiudere una stagione anonima, consolato comunque dal passaggio del turno in Europa League, unica italiana ad esserci riuscita dopo l'eliminazione di Napoli e Fiorentina, che appunto si sono incontrati ieri sera nel posticipo. Ma di certo in campionato è un'annata davvero brutta questa della squadra di Pioli. Poi nelle altre partite, quelle che si sono disputate domenica pomeriggio, è finita 0-0 in launch match tra Palermo e Bologna, un risultato che va bene più a Bologna, che ora è a soli 2 punti dalla Lazio,
Il Palermo ha 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e quindi non può di certo ritenersi sicuro. Stessa zona retrocessione in cui si è allontanata la Sampdoria, capace di imporsi 2-0 nello scontro diretto sul Frosinone, le reti di Fernando e Quagliarella, e così la Sampdoria ora vola. Anche lei ha più 5, cavalcando appunto lo stesso Palermo e agganciando i cugini in classifica. I cugini del Genoa, che a Verona sono stati sconfitti 1-0 dal Chievo, ha deciso un gol di Castro ad inizio ripresa e quindi squadra che, bene o male, Chievo ha agganciato il Bologna a quota 34 e sta davvero ufficializzando un'altra tranquilla salvezza. Nel pomeriggio poi c'è stato anche il pareggio 1-1 dell'Atalanta a Modena col Carpi. Atalanta che quindi porta a 12 le partite senza vittoria. Il vantaggio è stato segnato da Kurtic, poi il pareggio del Carpi sul rigore causato dall'ex Borriello, tra l'altro un rigore un po' dubbio, però a dire la verità, trasformato da Verdi, ex Empoli, che quindi ha dato un punticino non molto utile al Carpi, perché ha visto il successo della Sampdoria. Il Carpi ha un ritardo di 6 punti dalla salvezza. E poi, sempre nel pomeriggio, il successo dell'Udinese, tornato a vincere dopo un tempo, non vinceva dalla Befana con l'Atalanta, prima vittoria nel nuovo stadio, nel nuovo Friuli ristrutturato, 2-0 sul Verona, deciso dai gol di Badu, tra l'altro in fuorigioco, e di Terot. Due gol che quindi consentono all'Udinese di agganciare l'Atalanta a quota 30. E adesso vedremo. Verona che resta comunque a 9 punti dalla salvezza, questa sconfitta un po' tagliato le gambe, ma ci sarà comunque, se non sbaglio, non so se è il Verona o qualcuno, credo che ci sono altri due scontri diretti domenica, adesso non ho più, non so se ci sia Frosinone-Sampdoria, o non Frosinone-Sampdoria, se c'è Frosinone-Palermo, se non sbaglio. Beh, comunque vedremo. Per quanto concerne le partite della giornata, le abbiamo dette tutte. Una situazione quindi di classifica che resta impegnativa sia per la Juve che per il Napoli. Il Napoli che comunque ora dovrebbe avere un calendario un po' più abbordabile, fino alla trasferta di San Siro con l'Inter del 17 aprile dovrebbe avere sfide tutta la portata. Anche la Juve ora avrà un trittico non certo impegnativo, però comunque è da non sottovalutare, come Atalanta in casa domenica a Bergamo, poi vabbè, ci sarà il Sassuolo, il derby e l'Empoli, tutte sfide comunque rognose, soprattutto quelle con Sassuolo e Torino, a vedere. Appunto, poi prossimo turno, come dicevamo, proporrà un Atalanta-Juve a Bergamo, come già detto. Sarà di domenica pomeriggio, in contemporanea anche con la sfilata di mezza quaresima, quindi un bel casotto ci sarà nel capoluogo domenica. E noi, per quanto ci riguarda, le nostre riflessioni di calcio, ricordando anche gli impegni infrasettimanali nelle semifinali di Coppa Italia, stasera Milan-Alessandria, domani sera Inter-Juve, partite che dovrebbero sancire, portare comunque alla finale Juve-Milan, visto comunque i risultati dell'andata. E a questo punto direi di chiudere qui, dare appuntamento a lunedì, anche perché adesso le riflessioni di calcio fino alla sosta di fine marzo dovrebbero, non ci sono più posticipi di lunedì, almeno credo, turno che si aprirà comunque il prossimo già venerdì con un anticipo, credo che sia la Roma con la Fiorentina o qualcosa del genere.
Poi vabbè, tra le partite che mi ricordo, il prossimo turno c'è anche Inter Palermo. Ma vabbè, tant'è. Noi siamo qui, vi auguriamo un buon proseguimento. Purtroppo si ritorna adesso al chiuso per fare le nostre riflessioni di calcio, non siamo più itineranti, ma poco importa. Grazie a tutti e continuate a seguirci su www.vbtv.it. Ciao!